Appassionati di Formula 1, bentornati su Twitch, bentornati con le nostre dirette. Siamo alla nostra prima live, prima social sul nuovo titolo EA Sport Codemasters F1 23. Quindi si riparte con una nuova stagione ricca di appuntamenti, chiaramente i campionati a partire da ottobre, ma per questa sera avremo una social con le prime indicazioni in pista. Vedete che sta diluviando con i piloti, stanno provando con gomme intermedie e gomme da bagnato pesante. Qui con me un graditissimo ospite che mi aiuterà da un punto di vista tecnico, ma anche diciamo nella telecronaca, chiaramente per parlare di questo appuntamento, primo appuntamento. Chiaramente ci parlerà anche delle prime sensazioni del gioco. Stiamo parlando del campione in carica della Master League, Jacopo Rochita. Ciao Jacopo. Ciao Andrea e buonasera a tutti e buon inizio di Formula 1 2023 a tutti. Allora Jacopo, ho fatto un'introduzione un po' diciamo a 360 gradi. Intanto stiamo avendo i primi tempi. Una prima considerazione con questo tempo che mette a dura prova i piloti, non so se hai provato già qualcosa su in queste condizioni, su questo nuovo titolo della Codemasters. Beh Andrea, questo diciamo è uno dei punti focali del nuovo gioco, ovvero attenzione Patrick si è andato a ritirare, probabilmente è andato sì. A sbattere adesso mi sembra in curva, in uscita di curva 4, uscita di curva 4 dove passa la McLaren di Giovie, muro interno. E ritiro per lui. Diciamo che questo è uno dei primi aspetti del nuovo gioco, la pioggia e vedere se effettivamente c'è molto più grip rispetto all'anno scorso. L'anno scorso un po' tutti si erano lamentati dello scarso grip, con Giovi che fa un controllo per tenere la vettura, e quest'anno già tutti, me compreso, si sono sentiti abbastanza soddisfatti del grip della macchina in condizioni di asfalto umido. La cosa interessante Andrea sì. È notare dalla griglia che ci sono metà piloti con gomma Fulouette esatto. E metà con la gomma intermedia, e questa è un'altra cosa Andrea molto interessante, perché per quanto mi riguarda ho notato che comunque in condizioni di pioggia abbastanza pesante, se si riesce a stare sulla linea ideale sul bagnato, l'intermedia può comunque garantire la stessa prestazione delle Fulouette, quindi non è necessario montare la gomma più diciamo da bagnato estremo. Infatti un po' tutti adesso stanno andando sulla prestazione dell'intermedia, che giro dopo giro con i piloti che stanno girando dovrebbe andare a migliorare. Intanto SDM conquista per ora la pole provvisoria. Sì, tra l'altro le condizioni della pista mi sembrano da iniziano ad essere decisamente da intermedie, perché non vedo alzarsi una nuvola d'acqua dietro le vetture, vedo Schumacher ancora con le gomme da bagnato pesante, e si è ripreso però la pole, quindi in questo momento forse non so se funzionano più le gomme da bagnato pesante, 1.23 e 8. Diciamo che sicuramente quelle da bagnato pesante Andrea ti garantiscono più fiducia, no? Perché tanto puoi uscire fuori dalla traiettoria, puoi comunque spingere un filo di più, hai più grip, hai più temperatura, mentre la gomma intermedia comunque tu devi andare su una linea abbastanza unica, che è quella della traiettoria ideale, quindi se esci leggermente hai rischi l'aquaplaning, rischi comunque di avere una vettura che poi dopo diventa incontrollabile, comunque nelle frenate devi stare molto più attento, quindi sicuramente in questo momento è più veloce la Fulouette, ma a lungo andare potrebbe diventare l'intermedia la gomma che verrà utilizzata negli ultimi minuti. Intanto Kaiser si ritira, anche lui stesso errore in uscita di curva 4. E Kaiser non so che gomma avesse, è intermedia. Intermedia. Sì, anche Speri, quando è andato a sbattere Speri, aveva l'intermedia. Che tra l'altro Kaiser era salito al quarto posto dietro Luca Bigno, che si era portato in terza posizione. Faccio un breve excursus sui partecipanti: Shumi Legend, Sdem, Luca Bigno, Kaiser Matu, abbiamo Daniele Play, New Entry, Salvo Foti in questo momento al quinto posto, abbiamo Dire Long, molti di voi chiaramente conoscono la maggior parte dei piloti in pista, Ruggio 81, Giovi, Topping Kester, Gallians, Tia Prince, Marco Ganu, Best Punk, Ronnie New Entry, Ricky Bizzo, Patrick Speri e Fit Flaminio. Quindi diciamo piloti che vengono un po' da tutti i campionati da Sport Pro Master e Prime della scorsa stagione. E guarda Andrea, subito per farti notare, Shumi Legend 23.8 con Fulouette, mentre Flaminio 23.9 con intermedia. Adesso arriva
Luca Bigno, giro veloce 23,6 con l'intermedia, quindi diciamo che la situazione è molto molto borderline. Ovviamente più i piloti girano sulla traccia gommata, più quella si asciuga e più l'intermedia comincia ad andare meglio della Fuluette, e questo è già, a mio parere Andrea, uno dei cambiamenti più importanti che potrebbe rendere le gare leggermente più imprevedibili, anche perché non è detto che se aumenta tanta pioggia lì la Fuluette diventi una gomma da mettere sì. Per forza. Sì, tra l'altro vedo che ormai tutti, vabbè, chiaramente ora con la pista che si sta asciugando o comunque è meno bagnata, sono tutti con le intermedie. Schumi è andato in box, anche Stem, mentre per quanto riguarda là dietro vedo ancora tempi alti. Intanto Daniele Play si porta in prima posizione anche lui con intermedio e tanto passeranno. E quindi Andrea, diciamo che adesso diventa una fase nella quale molti utilizzano gomma intermedia, molti fanno uno stint lungo, ricordiamo che è una social race e molti lo stanno prendendo come prova. Intanto sì. Si è girato Vespa in curva 4, anche lui un tratto molto molto difficile per i piloti. Sì, entra in pista dopo una breve manovra. Dicevi che infatti sì, sono diciamo delle gare in cui, tra l'altro alcuni penso che saranno proprio all'inizio, diciamo, dei primi chilometri, quindi dove provare un po' il passo gara. E come parlavamo anche, diciamo, privatamente all'inizio, prima della live, andare a toccare alcuni parametri che questo gioco, non so, tu mi darai conforto da questo punto di vista, sembrano un po' diverse o comunque situazioni, diciamo, diverse ancora da testare e da andare a verificare. Ho visto intanto una Ferrari perdere in quel punto ed è il Tia Prince, curva 4 che sta mettendo vittime un po' ovunque, sì. Perché tutti gli errori sono capitati senza soprattutto muso. Lì, sì, anche lui, e anche lui baciato un po' dalla fortuna che può continuare. Tornando sul tuo discorso, intanto Daniel Play sta prendendo ritmo, 21,7 è un gran girare, ha dato un secondo a tutti gli altri. Parlando del discorso setup, caro Andrea, diciamo che essendo un gioco relativamente più semplice per via del grip che si ha su queste vetture, intanto Flaminio anche lui sbaglia, credo, l'ultima curva e l'entrata in box, e questo è un errore che potremmo vedere molto spesso anche in gara se ci saranno i pit stop, perché c'è un dosso veramente bruttissimo che fa saltare la macchina in piena traiettoria. Tre ritiri più, vabbè, l'errore di più tre incidenti. Eccolo là. E anche il Tia Prince stesso errore nello stesso punto. E comunque sì, Andrea, per chiudere il discorso, diciamo che essendo un gioco un po' più semplice dal punto di vista della guida e che ricompatta parecchio i valori, trovare il setup è molto più difficile, il setup ottimale, perché comunque si parte da una base conosciuta più o meno da tutti. La cosa che più o meno tutti siamo concordi in questo momento è che è molto difficile trovare in questo momento un bilanciamento della frenata, dove negli scorsi giochi si tendeva a metterlo molto nel posteriore, invece su questo, almeno in questo momento, dà delle problematiche e cominciamo a trovare delle differenze. C'è chi lo sposta più verso l'anteriore, c'è chi comunque predilige un posteriore che entra di traverso, e quindi ovviamente c'è molto molto da capire, ma tutto sommato vedremo, secondo me, non so se adesso ci sarà pista asciutta poi nella gara, ma sicuramente potremo vedere dei valori molto molto vicini tra tutti, e una gara dove i migliori saranno veramente attaccati uno dietro l'altro, che potrebbe essere un po' il live motive di questa stagione. Allora, intanto su Twitch salutiamo Max Basile, G27, per chi non lo sapesse. E, sì, ci dice che c'è un po' di eco, quindi non so se è un problema, forse un... Non so adesso se mi sentite meglio. Io ti sento lo stesso, magari se ci potete dire dalla chat se c'è qualche, se la situazione è migliorata, vediamo un po' cosa ci diranno. Intanto... Daniele Play, Shumi Legend sta per concludere il suo, no, in realtà penso che si sta lanciando ora per il suo giro. Mi sembra che la pista è rimasta piuttosto ancora, vabbè, umida. Si chiuderà la qualifica in queste condizioni. Stem intanto 1:21
e 1, quindi si porta in prima posizione. Un Sdem in palla, caro Jacopo. Sembra quest'anno. Vediamo se farà quello step in più che gli manca per andare a, per ambire, no? A quello che è il titolo massimo, chiaramente. Beh, sicuramente uno dei probabili vincitori, no? Sicuramente uno dei probabili favoriti. È un gioco questo che può andare molto bene alle sue caratteristiche, perché comunque lui è un ottimo qualificatore e il fatto che ci sia tanto più grip per lui, soprattutto che è bravissimo in qualifica, può dargli una grandissima mano perché sappiamo che comunque partire davanti è fondamentale. Però non c'è solo lui, perché diciamo che questo gioco in questo momento ha riavvicinato i valori davvero di tutti. Ovviamente adesso stiamo prendendo in considerazione una qualifica bagnata e molti magari non hanno manco provato la pioggia, quindi ci sta adesso vedere questi distacchi. Ma vi assicuro che sull'asciutto ci sono tantissimi piloti che sanno andare sullo stesso ritmo e sono comunque tutti nei millesimi. Quindi diciamo che è un gioco probabilmente simile, intanto 28 presumi, un gioco che potrebbe essere simile al 2020. Infatti ci aspettiamo ora, ma poi vedremo durante i campionati, credo che se l'inizio è Ovviamente. questo, saranno dei campionati molto combattuti. Intanto ci dice Gil che l'eco, dovrebbe essere risolto, quindi forse è legato appunto alla situazione tua, Jacopo. Sì, erano le Dicevi, cuffie probabilmente. scusa che ti ho interrotto. No, dicevo che comunque sì, ovviamente ci sono le patch, da qui a ottobre può cambiare di tutto, è successo l'anno scorso, potrebbe succedere anche quest'anno. Sicuramente sarà molto interessante, se il gioco rimane pressoché simile sarà veramente da cuori forti, perché in qualifica potremmo essere tutti lì. E chi è bravo in qualifica può veramente sfruttare questa cosa poi in gara, ma anche in gara comunque l'effetto scia si sente tantissimo il DRS, è difficilissimo andarsene via, quindi sarà molto molto psicologico. Sì, intanto sto tenendo un po' d'occhio i primi, perché stanno tutti completando, penso, i loro giri. Chiaramente stasera non abbiamo il Trax, siamo, diciamo, in modalità share, quindi in modalità molto più free. Stiamo seguendo un po', stiamo cercando di seguire un po', i piloti, più che altro i piloti là davanti che si stanno combattendo per la pole con Luca Bigno, e sempre in eterna lotta con Shumi Legend. Li vediamo anche oggi separati da un decimo e mezzo. Intanto Daniele va in pole position con un super tempo 1:20 e 1. 21 con gomma nuova, Shumi era con gomma usata 26, comunque più o meno piano piano tutti si stanno un po' avvicinando, non è facile soprattutto per chi non ha provato la pioggia trovare subito confidenza, anche perché si passa da un 2022 dove eri in assenza totale di feeling, più o meno tutti i piloti, tra cui io non avevo troppo feeling sul bagnato, a un gioco dove invece sull'acqua ti dà comunque la sensazione di poter spingere. Giovi in curva 4, ancora la perde, si salva un'altra volta. Curva 4. È dietro di lui Ruggio, credo. No, No, dottor Long, anche lui curva Long, Long. 4. Long, sì, che ora sta facendo manovra. Aspetta che passino chiaramente le macchine e torna in pista. Errore in uscita, questo può essere dato soprattutto dal fatto proprio che tu hai la sensazione di avere tanto grip, quindi cerchi di aprire gas veramente tanto presto, però con un angolo di sterzo magari ancora troppo chiuso e quindi di conseguenza c'hai uno snap subito del posteriore, perché tutte le uscite che abbiamo visto sono state in accelerazione. Sì, intanto Shumi, intanto non so se anche lui vittima di qualche No, errore. lì è un bug del gioco, quando tu vedi che viene disconnesso in realtà si è ritirato dalla Ah, ok. sessione. Ok, intanto siamo ormai alle battute finali della qualifica, quindi Daniele in pole davanti a Sdem, Shumi Legend con Luca Bignola che si è portato in seconda posizione, scende anche lui sotto il 20, 1:19 e 9. Tempi chiaramente che si abbassano. È un attimo anche Salvo Foti, è 1:20 e 9 Sì. per una new entry, diciamo, all'interno del 20 feet. Giovi anche lui si ritira, diciamo che siamo ormai verso la fine. Tempi poco indicativi, anche se chiaramente con le dovute differenze tra i primi e gli ultimi.
Sì, poco indicativi, soprattutto per il fatto che comunque è una sessione nella quale un po' tutti sono andati a libera interpretazione. Bisogna anche capire il setup, se qualcuno già ha messo un setup più carico, chi invece è andato più scarico, adesso vedremo soprattutto in gara. Ma è comunque da notare il fatto come Daniele e Luca Bigno hanno subito preso una bella confidenza rispetto a tutti gli altri, però occhio perché se in gara diventa asciutta, secondo me sì, un po' tutti possono ritornare alla ribalta. Sarà curiosità di vedere anche Luca Flaminio che è dietro in 14ª posizione, che anche lui ha avuto dei cambiamenti perché se non sbaglio è passato con un nuovo volante. Tanti tanti che hanno avuto dei piccoli cambiamenti, c'è chi è anche passato alla 5, quindi prendere un po' più di confidenza, tanti piccoli cambiamenti che nel corso delle prossime gare man mano cominceranno tutti più o meno a sistemarsi. Sì, tra l'altro vi ricordo, visto che siamo in diciamo in attesa di passare alla gara, che domenica ci sarà un'altra social. Tra poco verrà comunicata anche sul forum, quindi tutti i piloti interessati potranno iscriversi e poi si partirà, in realtà le iscrizioni sono già in corso, ma si partirà poi dalla settimana prossima con la Summer League, quindi la Summer con il nuovo appuntamento su F1 23 che partirà la settimana prossima e ci seguirà diciamo per 5 gare. Mercoledì si parte dal 28 giugno, poi il 5, il 12, il 19, il 26 luglio, 5 piste, quindi mi raccomando seguitela perché sarà, diciamo, saranno gli ultimi eventi prima della pausa di agosto, poi si ripartirà chiaramente con la pre-season e i campionati ormai di routine da settembre e poi da ottobre. Quindi direi che siamo in fase di caricamento a questo punto. La sessione mi sembra asciutta. Sì, si è soleggiato. Soleggiato, quindi vedremo un po' il passo gara. Intanto salutiamo anche Lopensky, salutiamo PapaPlay74, Tukumik. Noi in realtà Mattia Metrano non ci ha comunicato la sua assenza perché abbiamo aspettato. O no, mi sembra che manca lui. Sono 17 piloti, quindi devono essere tutti. C'era Ruggio al posto di Michemai. E salutiamo anche Ezio, anche il mitico Ezio. E vediamo un po' come questa gara. Giusto qualche piccolo riferimento, vediamo. Si divertiranno là davanti soprattutto, però sarà interessante anche vedere... Eccoci qua, vedere come si comporteranno un po' i piloti in pista con... Daniele Play davanti a Luca Bigno, Stem, Shumi Legend, Salvo Foti, Ruggio, Topping Kestrel, Marco Gano, Gallians, Giovi, Long, Best Pa e poi dietro abbiamo Flaminio, Kaiser, Matt, Ricky Bizzo, Tia Prince, Peri, piloti che di fatto non hanno fatto le qualifiche. Sì, Andre, nel mentre stavo guardando anche un po' la scelta delle gomme, no? Dei vari piloti, c'è diciamo la maggioranza con gomma media, alcuni però sì, hanno scelto gomma hard. Interessante che Daniele, Salvo Foti, Ruggio, Giovi e Patrick Speri scelgono una hard, le tre mescole che un po' diciamo ho provato anch'io durante questi giorni, giusto per avere qualche feedback su questa pista, e diciamo che ci sono dei pareri interessanti un po' per tutti. Stiamo cercando di capire bene le gomme, ma sembra che hanno fatto un lavoro discreto, non c'è grossa differenza tra le mescole, almeno su questa pista. Ovviamente c'è la differenza di usura, quindi ovviamente se tu monti una soft si usura prima, se monti una hard l'usura non arriverà quasi mai, però diciamo che a discrezione dell'assetto del pilota tu puoi far durare la gomma diciamo in maniera diversa. C'è chi magari dopo 10 giri ha già la gomma che è finita e c'è chi invece dopo 16 giri la gomma ce l'ha ancora buona, quindi queste differenze possono risultare poi dopo decisive nell'arco del Gran Premio, ed era un po' quello che mancava in Formula 1 22, nella quale le gomme erano più o meno diciamo prestabilite col numero di giri. Eh sì, in effetti sarà molto interessante, ma è uno dei tanti temi che ci presenterà questo nuovo gioco. Siamo appena diciamo all'inizio, quindi credo che sarà molto interessante vedere questo e altri spunti che ci potrà dare questo nuovo titolo a Codemasters.
Della, io la chiamo con Master, CA Sport, comunque il gruppo è quello, il gruppo di lavoro. Intanto squalifica per SDEM. Direi che ci siamo, caro Jacopo. Sì, ci siamo ormai alla partenza, ma gli ultimi piloti si vanno a schierare. Comunque, fammi dire una cosa: le Sì. ultime due curve che ritornano alla vecchia maniera sono uno Sì. spettacolo. Sì. Per fortuna, sì. Tutto ormai pronto, si schierano anche le due Ferrari nelle ultime due file e siamo pronti per Siamo il pronti. via, luci che si vanno ad accendere in questo momento con Daniele Play davanti a Luca Bigno, scattano le vetture con ovviamente Luca Bigno che ha leggermente la meglio nei confronti di Daniele Play, dietro tutto il gruppo che si avvia verso curva 1 con Daniele Play molto aggressivo su Luca Bigno all'esterno in difesa nei confronti del pilota McLaren, ce la fa e riesce a rimanere davanti il pilota dell'Alfa Tauri, dietro via via tutto il gruppo che segue. Sì, ok, Luca che si fa vedere lungo la staccata, ma si difende bene Daniele. Bellissimo duello tra i piloti. Vediamo se ora allunga la staccata ancora Luca, compagno del giro Ruotata di secondo. Sì, Daniele nei confronti di Luca, Andre, una gomma dura che comunque ha già preso un ottimo grip, i primi quattro se ne stanno andando con Salvofotti che ovviamente sta facendo un pelo più di fatica, seguito da Giovi che ha fatto un'ottima partenza dalla decima, è già rimontato in sesta posizione. sì, è con Ricky che ha optato l'unico con le soft, quindi sarà da guardare anche con attenzione lui. Chiaramente Daniele in questo momento deve fa fatica e arriva decisamente largo. Vediamo se riesce a approfittarne ora nell'ultimo settore. Luca, no, niente da fare, rimane dietro. E dietro battaglia anche tra la Mercedes e l'Alfa Romeo con Giulia all'esterno della terz'ultima curva e poi alla penultima curva che riesce a passare il pilota dell'Alfa Romeo mentre davanti Luca Bigno va subito all'attacco di Daniele Play, cerca subito di sbarazzarsi del pilota dell'Alfa Tauri che però sembra essere molto veloce sul dritto, si infila anche Schumi E si infila Schumi addirittura. e si Oh, gira con contatto, Daniele Play. contatto, contatto, contatto. Diciamo che In tre era un po' è in difficile tre, starci bravo. lì. In quella curva lì era un po' complicato. Appena ho visti tutti e tre, ho detto qua c'è il rischio che ci sia. Purtroppo la devo dire che la visuale del gioco non mi ha permesso in questi due giri di andare sui. Anche se ero sul primo, faceva vedere la pista senza vetture, quindi non so come mai. Comunque, torniamo là davanti con Schumi. Sì. Anch'io non è che l'ho vista benissimo, però sì, Schumi praticamente si è infilato in mezzo sfruttando una doppia scia Sì. e poi da lì si sono ritrovati in tre in staccata e ovviamente poi dopo affrontare la prima curva in tre era un po' difficile. Però questo potremmo far vedere anche dopo la rimonta di Daniele che secondo me lo vedo molto in palla comunque, quindi ci potrebbe far divertire nelle retrovie, mentre davanti... i tre si stanno, anzi, Luca Bigno e Sciumi riprendono la Sì, loro attenzione infinita lotta e si stanno leggermente a staccando da Luca SDEM. che sembra veramente aggressivo, Luca. Occhio dietro anche perché Luca Flaminio è già nono, Sì, con bravo Vespa Luca, ottavo, passa. stanno facendo una bella rimonta anche dietro. Passa Luca intanto, passa Luca con SDEM dietro Schumi. Sì, Giovi intanto con Salvo tiene botta con le dure. Dietro c'è un grandissimo duello con le Ferrari, con la Aston Martin, con la Patrick Speri, pure con la McLaren. Grande duello anche nelle retrovie, un po' tutti che stanno scoprendo anche i vari limiti di questo gioco. Sì. Tanto, tanto grip, lo si vede anche da qua, Andrea. Comunque, come i piloti accelerano prima dal gas, lo si vede benissimo da Le fuori. due Ferrari che tra l'altro sono appaiati in questo momento con il Tia Prince e Kaisermat. Stanno veramente rischiando tantissimo, stanno rischiando. Passa ora Kaiser e si mette davanti con dietro Daniele Play che ha guadagnato praticamente 3 secondi in un giro di fatto, si è già aggregato al gruppo. Primo giro con il DRS per i piloti che adesso vanno a concludere l'ultima curva e vedremo un po' anche come l'effetto scia con il DRS sarà Occhio fortissimo. a Infatti guarda come viene risucchiato Luca Bigno dai due Mamma mia. piloti dietro con Schumi Legend che prova ad infilarsi, ce la fa nei confronti del pilota McLaren, ruota ruota tra i due, si infila quasi stem in un duello a tre bellissimo in questo Mamma mia. Bellissimo inizio di Social Race. con SDEM che intanto si fa vedere. Luca rimane un po' Oh! chiuso, ma resiste e si mantiene nella sua seconda posizione dietro a Schumi. Ho visto un
Caro Jacopo, un effetto, diciamo, del DRS a dir poco devastante, È onestamente. potentissimo. Il DRS è una cosa assurdo in questo gioco e praticamente permette a chi è dietro di 6-7 decimi di avvicinarsi quasi a poter attaccare il pilota davanti a sé e guarda cosa sta succedendo dietro. Questo è bello, favorisce soprattutto chi ha gommarde. Giovi Salvofotti stanno tenendo benissimo il gruppo. Una gommarde che, come ti ho detto prima, non è così diversa da una gomma media e da una gomma soft, può tenere benissimo il ritmo e loro possono essere molto avvantaggiati nella seconda parte di gara. Ma come stai vedendo, caro mio Andre, c'è un pilotto di vetture ed è quello che più o meno tutti ci potremmo aspettare all'inizio di questa stagione. Sì, perché stanno anche perdendo. Ora vediamo se Luca di nuovo, sicuramente ci proverà, infatti ci prova. Guarda, guarda com'è passato facile. Sì, è passato addirittura comodo, comodo durante il rettilineo. Sì, così stanno anche perdendo comunque tempo su Giovi e Salvo, nel senso che loro si tengono un secondo e due da due giri e di questo passo credo che nella seconda parte di gara ne vedremo delle belle. Daniele dietro invece, Andre sta guadagnando posizione, è risalito in 14a posizione, già va all'attacco del gruppetto davanti a sé che sta comunque capitanato da Long che sta cercando di andare a prendere un Urichibizzo che non riesce a far lavorare benissimo queste gomme rosse, si è già staccato dal gruppo davanti che sono praticamente in sette incollati in mezzo secondo l'un dall'altro e con dietro Vespa che sta cercando di ricucire il distacco da Flaminio, è a soli un secondo da Marco Gano e attenzione che la lotta potrebbe diventare a 9 e portarsi 9 piloti prima della prima sosta potrebbe essere veramente un qualcosa di deleterio, anche perché poi dopo con le soste in box si può cambiare tutto qua. Sì, io credo che però là davanti convenga sia a Luca, Schumi che a Sdem rimanere così, nel senso che passarsi ogni giro. Ora vediamo cosa farà Schumi, se Il proverà ritmo è attaccare. buono. Il ritmo è buono. In questo giro hanno guadagnato, penso. Vediamo Schumi cosa fa, se rimane. Sì, ha deciso, mi sembra che abbia deciso stavolta di rimanere dietro. E stavolta Giovi perde, ma non più di tanto, a dire il vero, eh. No, 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 la gommarda funziona benissimo. Come funziona la media e come funziona la rossa? La differenza ovviamente è lo stato d'usura, però è una gomma che con l'attacco al tempo, con il DRS, col fatto che il gioco permette così tanto perché ha un grip esageratamente molto molto alto, permette il fatto di poter rimanere attaccati e quindi poi dopo avere delle strategie completamente diverse. Io posso pure pensare che chi ha gomma media si fermi relativamente presto per montare gomma hard o chi ha gomma media potrebbe andare molto molto lungo. O magari una gomma hard si ferma prima per mettere la media. In questo momento ci sono tutte le strategie possibili. La differenza in questo momento è il fatto che se tieni il DRS ricucci il distacco in una maniera impressionante. Guarda Beppa, era un secondo da Marco Gano, ora si ritrova a 2 decimi, perché quando ha preso il DRS Sì. Sì, diventa tutto lì poi il discorso. tra l'altro Daniele ora ha preso quasi Kaiser, vediamo Vespa se riesce a passare Ganu, no, rimane dietro. Invece Con dietro, dietro c'è movimento, Long dietro c'è passa Mone. Richibizzo, passato Sì, da 3 vetture. anche Daniele, sì, Richibizzo che penso che abbia ottenuto il massimo dalla gomma, ora sta soffrendo. Daniele ora si trova in dodicesima posizione, quindi ha la possibilità di guadagnare un po' di, però c'è veramente un bel po' di traffico, a dire il vero. Sì, la fondamentale in questi momenti di gara, caro Andre, è cercare in questo momento di massimizzare la posizione e cercare di non spezzare il gruppo, perché se altrimenti spezzi il gruppo poi dopo è difficile anche ricucire. E te la devi giocare su box. Non so se mi senti perché ho sentito la tua voce Sì, un adesso ti po' senti. attraverso. Ah, ok, perfetto. Stavi dicendo bisognerà? No, dicevo, bisognerà non spezzare il Sì. gruppo perché poi dopo i box saranno decisivi e in questo momento i piloti si devono disturbare il meno possibile. Guarda Salvofuori che ad esempio ha perso il DRS e invece viene passato subito da Topping. Topping sa che deve andare a riprendere il gruppo il prima possibile, ma davanti si disturbano con Luca Bigno che ha provato a entrare e Sdem subito all'esterno cerca di approfittare della situazione per guadagnare la seconda posizione e si infila Giovi con la gomma hard Giovi è quasi là, a stuzzicare il posteriore incredibile. di Luca Bigno. Bandiere gialle intanto.
Il Tia Prince con Gallian. No, il Tia Prince, scusatemi. Solo Ma il Tia Prince. davanti stiamo vedendo un mischione, cioè, gigantesco. Ora con Luca che si deve difendere da Gio, anzi addirittura Giovi che Giovi tenta il passa. sorpasso. Tenta il sorpasso e addirittura si porta in seconda posizione, Giovi. Questa è una delle grandi sorprese, no? Capire le gomme. Evidentemente in questa pista la gomma hard è una gran gomma e rende di più quasi di una gomma media a inizio stint. Sì, ora vediamo se Shumi proverà ad mettere tra sé e Giovi quei 4-5 decimi che gli vanno, lo fanno andare sopra il secondo, ma non mi sembra. Guarda, Sembra che guarda adesso sul rettilineo quanto guadagna Joey. Giovi sta andando comunque molto forte. Guarda, guarda sul rettilineo, da 6 decimi già siamo a 5, 4, arrivi alla staccata 3. 2, quasi 2, 2 e mezzo, Poi dietro ui! Stam con Luca Bigno, Stam all'esterno nei confronti del pilota della McLaren, si ruota, ruota 3-2, si toccano e si gira Contatto. Stam. Anche se mi è sembrato un contatto, in realtà un po' di gara, cioè entrambe le vetture si Sì. erano lasciati lo spazio. Ruota a ruota Ruota a praticamente. ruota, sì. Ruota a ruota, quindi Sdem che perde tantissime posizioni, si porta, scende in dodicesima posizione dietro proprio a Daniele, tra l'altro, eh. Quindi Sì, nel Daniele gruppo e di Sdem. con Nel gruppo Kaiser con Long Kaiser, e sì. Daniele Play. Sì, perché abbiamo questo gruppo con Kaiser che ha perso veramente tantissimo, è a 7 a 6 secondi e mezzo da Flemin, e da Flemin in su abbiamo i primi 8 in 3 secondi e mezzo. Ed è un po' quello che ci si aspettava comunque. Best pa sta recuperando, ve lo vedo abbastanza, come dire, in recupero con Marco Cano che sta facendo un po' fatica, Salvo Foti dopo un periodo di difficoltà legata alla mancanza del DRS, ora sta cercando di rimanere dietro Topping, ma non è facile perché è già quasi sopra il secondo, è borderline. La differenza è che Salvo Foti, intanto Long passa Kaiser, ma la è dietro Daniele Prey, cerca di approfittarne della situazione buttandosi dentro in curva 3 e ce la fa il pilota che guida l'Alfa Tauri. Occhio perché se si libera seppure di Dottor Long vedremo un po' anche il Sì. suo di ritmo nei confronti dei primi. C'è da dire anche che, tornando al discorso di prima, Salvo Foti con Ci prova la... Daniele. Passa dentro... anche Long. E ora c'è pista libera. Cerco di chiudere il discorso. Salvo Foti gli Sì. manca l'energia e quello sul dritto si sente. E adesso che non ha il DRS, si potrebbe sentire veramente parecchio. Sì, a livello di strategia, che tipi di... Ne avevamo già in realtà parlato qualche minuto fa. Con le medie, Bandiera aspetta, gialla. vedo una bandiera gialla, non capisco Ed dov'è. è Daniele Play. Daniele Play, andiamo subito da Daniele Play, cosa è successo? Curva 10, sicuramente l'ha persa in uscita. Forse preso anche un po' dal nervosismo del recupero. Ah, sì, nel tentativo di poter strafare anche in accelerazione, magari apri gas quel decimo di secondo prima e perdi completamente E grip. ora, e tra l'altro ora deve prendersi il sorpasso di... cioè no, c'è il tentativo di sorpasso di... Ricky? Sì, Ricky Bizzi, sì. Con la Soste. Per quanto riguarda le soste, invece, Andre, che mi Sì. avevi fatto la domanda, diciamo che teoricamente siamo già sulla finestra. Si è girato, credo, Long. Vedo Non ho qualcuno perdere visto. posizione, non so se era Long, perché ho visto scalare di diverse posizioni. Non ho visto, stavo guardando i primi per vedere cosa stanno combinando Giovi. Ora mi sembra che la situazione sia un po' più normalizzata con Giovi che è a mezzo Oh, secondo da davanti Shumi. Vespa l'attacco di Marco Gano. Comunque siamo già nella finestra adesso, eh? Infatti rientra Toppi in Kestrel subito. Potrebbe essere una mossa interessante, no? Vediamolo anche dove spunta, però. Interessante sì, perché Ah. sicuramente potrebbe far cascare un po' tutti nella trappola sua e di rientrare subito per cercare di non far subire l'undercut.
Ah, papà Play dovrebbe essere il papà di, che salutiamo, di Daniele, che ci dice tamponato da Long, quindi c'è stato Ah, questo ecco. contatto. Ok, perfetto. Salutiamo chiaramente il papà di Daniele. E dicevamo, quindi gara sì, complicata per Daniele. Topping intanto è sedicesimo, chiaramente con la gomma media, quindi ultimo pit stop. Dovrebbe fare 21 giri, credo, senza Sì, problemi. fattibile. Vediamo ora cosa farà. La media portata. Io intanto Ricky Bisso con Patrick Sperry, il duello per la 13ª posizione, i due sono ruota a ruota. Sì. Con La media più. Ricky. Sì, vai, 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 scusami. Intanto Ricky che si difende. No, aspetta, prima chiudiamo questo duello con Ricky che sta soffrendo tanto con le gomme, lui Mamma deve mia. rientrare per forza. Deve rientrare perché non sta in pista, mentre Tumi. Sperry si fa vedere. Intanto Tumi, vanno in Vigno, box, box. andiamo là davanti con Schumi in box, vediamo, Giovi chiaramente rimane fuori, vediamo Schumi e Luca cosa combinano con l'Astimas, molto, mi sembrava lento, vediamo se è una sensazione mia, dovrebbero uscire comunque uno di fronte all'altro senza problemi. Attenzione che escono dietro un gruppetto con Ricky Bizzo Mamma che macello. e Mamma mia. Topping, che Topping è riuscito a passarli nel tentativo di riprendere il duo davanti. Per Topping sarebbe importantissimo in questo momento prendere la scia sia di Sciumi che di Luca Bigno per trainarsi e portarsi fino alla fine Sì, con loro. ed è Credo già che ce la sotto il possa fare perché secondo. già l'ha È preso. già sotto il secondo e ha guadagnato parecchio in questo giro con questo, diciamo, pit stop anticipato. Il problema per Sciumi e Luca che si trovano davanti un gruppetto di Eh sì. piloti, anzi Daniele Play e Rugio, che non si sono fermati e quindi si trovano completamente nel traffico e chi può essere favorito è Giovi. Decisamente. Intanto Ruggio viene attaccato da Schumi, che ha un passo diverso, cerca di non perdere il treno anche subito Luca Bigno, mentre rimane un po' più indietro Topping. Ora sarà divertente vedere Daniele, chiaramente a gomme usate di tanti giri, quindi si riuscirà a mantenere il passo di Schumi. Non credo con il DRS. E infatti lo passa facilmente. Sì, lo passa E Luca facilmente. Bigno subito ci prova perché non deve perdere tempo, invece chiude la porta e prende 3 secondi Luca Bigno. Ci riproverà ora in staccata, vediamo con Daniele che chiude, i due sono appaiati con Schumi che chiaramente spera che questo duello possa Continua, continuare. sto duello continua. Trazione se ne va però. Traiettoria era favorevole, chiaramente un grip diverso per Luca ora. E come dicevi tu, Giovi sì, sta in effetti da questa situazione non può che guadagnare, stare in pista e vedere un po' l'evolversi delle cose. Sì, anche perché comunque intanto rientrano, se non sbaglio, Vespa Sì. e Sì, Boxer che ha allungato un po' giri con la media, mentre Sam e Kaisermat continuano con la media, mentre si è Slam girato, no, si è girato Sam. si è girato Slam che entra in box in modalità rally praticamente, mentre Schumi fa il giro veloce lungo Guarda 12 PC. dietro. Ma dietro c'è veramente una grande bagarre con non riesco a individuare la vettura che sta attaccando. Potrebbe essere. Sì, È topping. topping. Wow! Che prova a passare Long, che è in grande difficoltà con le medie ormai consumate. Non si è fermato. Non capisco come mai non si sia fermato ancora Long. Rimane lui di fatto ancora in pista con Allora, le medie. si tocca con Topping, si infila dietro Daniele Play. Contatto con Topping, sì, stavi dicendo forse qualcosa, No, stavo Giovi. dicendo del perché non si è fermato Long, ma più Ah, che altro ok. per far capire un po' anche a casa la gomma come si comporta. Praticamente c'è dei giri nella quale la gomma ovviamente dà il picco di prestazione massima, poi dopo perde di prestazione e a un certo punto si stabilizza su quella prestazione là. Quindi magari tu inizi girando sul 15,
La gomma perde di prestazione, vai sul 16, ma dopo che passa il numero di giri, questa prestazione invece che aumentare e andare sul 17, ad esempio, rimane sul 16. Stopping by box, quindi qualche problema per lui. Quindi per far capire come comunque la gestione, intanto Luca Bigno dentro su Sciumi e contatto ancora tra i due con Sciumi che resiste e tutto questo avvantaggia chi ha gomma hard là davanti. Sì, Giovi dovrebbe fermarsi tra quanto? 5-6 giri? Ma sì, ci siamo, addirittura io posso anche pensare che tra l'altro tra un paio di giri potrebbe già fermarsi, la gomma media può farne 24 tranquillamente. Luca sembra in questa fase di gara con le hard sembra Più forte. più forte, più veramente aggressivo, nel senso lo vediamo talmente quando uno è così vicino vuol dire che c'ha qualcosa in più, teoricamente, che magari Shumi sta controllando, aspettando l'evolversi anche della pista e delle gomme. Sì, ovviamente però non ci dobbiamo fare intanto dietro Marco Ganno all'attacco di Long, non ci dobbiamo far ingannare Andrea che il Sì, DRS è un'arma certo, chiaro. potentissima dietro. Chiaro, lo stiamo vedendo, io sono rimasto impressionato, ora mi sto abituando, però rispetto agli altri anni mi sembra veramente Adesso impressionante. credo che lo svernicia. Eh sì. Passa comodamente, direi, a tre quarti di rettilineo si rimette, diciamo, in carreggiata, per così dire. Torna in terza posizione. Vediamo ora. Vabbè, Shumi credo che a questo punto gli convenga forse aspettare, rimanere là e vedere un po' la situazione piuttosto che perdere altro tempo in sorpassi. Perché Giovi di fatto si trova a 14 secondi. Si dovrà fermare, però avrà poi una media. Sì, sicuramente adesso stanno guadagnando dietro sia Luca Bigno che Schumi nei confronti di Giovi, però mi aspetto che quando la media venga messa nella seconda parte di gara la media faccia una bella differenza e che potrebbe andare a riprendere sia il pilota McLaren che il pilota Haas. Mentre dietro io sto vedendo una battaglia interessante tra Daniele Plei con gomma usata contro Marco Gano Sì. e Flaminio che lo hanno raggiunto e stanno battagliando per la quinta posizione. Dovrebbe sperare in qualche safety car, magari qualche situazione, diciamo, che lo possa avvantaggiare, perché chiaramente si deve ancora fermare per il pit stop obbligatorio. Ma nonostante il gap di pneumatico, comunque vediamo ora, vabbè, col DRS credo che farà fatica a rimanere là davanti. Wow, Attenzione. guarda Luca che ne prende due, sia nei confronti di Marco Gano che di Daniele Plei. Alla fine Marco Gano allunga la staccata, ma il DRS quest'anno, Andrea, Sì. sarà un qualcosa che probabilmente molti di noi potrebbero non andare molto d'accordo. Sì, in effetti stiamo vedendo situazioni con macchine che arrivano in modalità, non lo so, da si trovano quasi a 7-8 decimi, si ritrovano all'improvvisamente a 2 decimi con rettilineo col DRS, ecco, una situazione particolare. Intanto ci siamo persi Topin Kester che stava là davanti e è rientrato due volte in box, probabilmente per dei contatti. Prima ha montato una media, poi ha rimontato la hard, probabilmente per finire lo stint con la hard e avere comunque dei feedback per quanto Sì, riguarda come è messo. allora Luca è rimasto davanti a Shumi, stanno guadagnando decisamente da 14 a 11,3, quindi hanno guadagnato quasi 3 secondi in due giri su Giovi, che ha chiaramente gomme hard di 18 giri. Sì, e ti faccio notare questa cosa, è salito molto di passo da quando è andato da solo, perché quando era sul gruppo girava in 15 basso, appena il gruppo diciamo si è disciolto e quindi è rimasto da solo, gira in 16 medio, quindi praticamente ha alzato di un secondo e stiamo parlando di gomma hard. Intanto Luca vedo una penalità, non so se di ora oppure c'era anche È prima. Ok. prima, 3 secondi, quando era in duello con Daniele Plei. Ok. Sì, infatti sta perdendo veramente tanto ora Giovi. Credo che forse in questo giro si fermerà, è possibile. Siamo al 19esimo, ne mancano Ma 13 credo che ha intanto. perso o ha usato tanto la gomma o diciamo che è stato avvantaggiato dal DRS che aveva prima, che gli ha dato un ritmo che in realtà non era quello che potevamo vedere perché ha proprio perso di passo.
generalmente una gomma hard, più passano i giri, più comunque si stabilizza su quei tempi, cioè se tu inizi sul 15 rimani sul 15, invece alzare di un secondo significa che hai perso prestazione, e perdere prestazione può essere per vario motivo, può essere perché hai usato troppo la gomma, può essere magari un setup che non ti consente più a gomma usata di avere le stesse prestazioni. Intanto Sciumi ripassa Luca Bigno. E diciamo che sono Salve tutte Bob. interpretazioni per andare a capire un po' il setup e anche lo stile di guida, che è molto diverso rispetto all'anno scorso. Sì, intanto Salvo è andato ai box per mettere gomme a mescola media e si è, diciamo, sceso in settima posizione dietro Marco Ganu, Best Pack, che stanno anche a Daniele Play, scusate, box con gomma media, quindi Daniele Play che ora recupererà presumibilmente con i piloti di fronte che sono quasi tutti con la dura. A questo punto rimane Giovi, rimane in pista. E sarà interessante vedere quanto sarà il distacco sui primi due. Long ad esempio ha fatto media soft, per dirti. Mediasoft, sì. Tanto vai box, Giovi. Giovi e box, quindi vediamo un po'. Secondo me rientra dietro a Vespa. Per lui sarebbe importante non avere nessuno di fronte, quindi essere davanti al gruppetto con Luca, Marco e No, no, è Vespa. dietro Vespa ampiamente invece. Sì. E davanti a Salvo, che però ha guadagnato, Certo che fermarsi anche un giro prima comunque ti dà un vantaggio non da poco, perché era a 4 secondi, più di 4 secondi, ora si ritrova a scarsi 3, forse nemmeno 3. Mentre c'è una bella battaglia e con Vespa che va all'attacco di Marco Gano, occhio perché Vespa sta facendo un Sì, garone. Sia lui bravo. che Flaminio partivano indietrissimo per via delle qualifiche, ma in Loro gara stanno facendo veramente bene. veramente stanno veramente recuperando tanto. Intanto leggiamo quello che ci scrivono anche dalla chat. Per il DRS ci scrive Gils, bisogna vedere sui circuiti a basso carico perché in Spagna con le ali cariche l'effetto è molto maggiore. Comunque in Formula 1 questo effetto c'è solo per la Red Bull, dice Max. Non so cosa ne pensi sul Ah discorso. sì, ma ovviamente le macchine pari sono state prese dalla Red Bull e quindi l'effetto è proprio della Red Bull, il DRS della Red Bull. Diciamo che ok, sì, quando ci sarà la pista a basso carico forse l'effetto sarà di meno, ma a detta un po' da tutti, anche da me, il DRS fa veramente tanta tanta Tanto, differenza. sì. Ti risucchia proprio e in gara si insegue una vettura che magari c'è il ritmo che ne ha molto più di te, ma tu hai il DRS in gara, poi ti semplifichi pure perché davanti magari ti fai in quattro per allontanarti, ma basta un rettilineo che ti distrugge tutto quello che hai costruito. È un po' a chi, soprattutto, ha come convinzione quella di dover scappare via. Sì. Intanto là davanti nulla di nuovo, vediamo anche Giovi che cosa ci sta riservando per questi ultimi 10-11 giri. Ora con le medie dovrebbe recuperare, il gap non è piccolo, perché c'è No, no, è 12 secondi. grande. Guarda, sto guardando un po' il passo di Luca. Diciamo che siamo su di Luca Vigno e siamo sul 14 alto. Quindi mi Sì. aspetto quantomeno che Giovi fa un 13. Intanto ancora un attacco di Sciumi e altra bandiera gialla nel T3. Credo sia Il Topping che si ritira. topping, sì. Giovi che 14,8 l'ultimo giro. Dovrebbe 14,8 che non è un recuperare. gran girare, No, con gomma media nuova. dovrebbe intanto bandiere gialle a gogo. Daniele 14,0 è già un gran girare. che. Sì. Daniele con attenzione settore 1. È sempre Topping che si è Ah, ritirato in ok. box, però la vettura si è fermata sull'ingresso. Ah, ok. E abbandono la sessione. Io sto tanto ora su Marco Ganu che è in bagarre con. C'è un bel duello tra Luca, Flaminio
Spa e Marco Ganu per la terza, quarta e quinta posizione. Stanno facendo tutti e tre E un ottimo credo che lavoro. arriva pure Giovi e Salvo Foti, eh? Sì, stanno arrivando. Ora Giovi sta spingendo, inizia a spingere, mi sembra, eh? Perché si è portato a 11 secondi, 10 secondi e mezzo, solo che ha tanti piloti davanti. E poi i primi due stanno comunque andando abbastanza, stanno seguendo un bel ritmo gara, eh? Sì, Tanto ma il Vespa si fa passo di vedere. Giovi non consentirà mai al pilota Mercedes di poter prendere i primi due. È stata un po' una cosa un po' strana perché abbiamo visto nei primi 10 giri l'hard di Giovi, chiaramente anche tenendo conto dei duelli che ci sono stati là davanti, che comunque si è difesa, anzi a un certo punto sembrava poter imprimere ritmo a gara. Poi successivamente, nella seconda parte del primo stint, scusa il gioco di parole, quando è rimasto diciamo da solo in pista, non riusciva a imprimere un gran ritmo, anzi. E là ha perso parecchio, paradossalmente. Tanto, troppo forse. Eh sì, ha perso ritmo nel momento in cui ci si aspettava che non perdesse così tanto il ritmo. Sì, anche chiaramente senza DRS, cioè, non l'ha aiutato. Sì, però comunque diciamo che adesso per esempio con gomma media dovresti girare sul 14 basso fisso, ok? E lui non lo sta facendo, davanti si scambia in opposizione ad ogni fine rettilineo Schumi e Luca Bigno, credo che sarà così per tutta la gara ormai. Benvenuti alla Sport League F1 22 o chissà. Manca il Giro d'Italia perché vedo un cambio in testa peggio di un duo in fuga rispetto al gruppone. Daniele ancora 14-0. Ecco, diciamo che il ritmo dovrebbe essere questo, il 14-0 fisso, il 14 basso. Però ovviamente il Giovi fa un pelo più di fatica, ma può essere anche dato dal setup, dallo stile di guida, da come usa le gomme, perché io onestamente ho notato che per come usi la gomma ti va bene, magari un po' come succedeva l'anno scorso, tipo Schumi Legend e Luca Bigno, no? Schumi che preferiva una gomma media e invece Luca Bigno una gomma hard. Sì. Tanto 3 secondi di penalità anche per Marco Gano, quindi Marco Gano, Sdem, Long e Schumi, scusatemi, e Luca Bigno con 3 secondi di penalità, che non sono pochi, soprattutto per Luca, considerando il duello ruota a ruota con Schumi Legend e Vespa. Sta cercando di. Intanto dietro Vespa abbiamo visto un'uscita di Marco Gano veramente rischiosa Giovi passa. e Giovi passa. Giovi Quasi va ad passa, attaccare anche Vespa. ah sì, Giovi passa, ora il ritmo della media, forse anche complice anche una hard che si è stabilizzata, ha dato il meglio, anche se teoricamente l'hard dovrebbe essere molto costante. Sì, e poi diciamo anche, intanto io sto guardando anche i tempi di Daniele per capire il suo trend, è ancora 14.3. I tempi di quelli là davanti, anche loro si sono alzati parecchio, perché adesso stavano, prima hanno iniziato su 14, adesso che si passano giro dopo giro, quindi praticamente vediamo intanto Giovi passa Vespa e va all'attacco del podio, però stavano girando in 15 adesso, anche loro hanno alzato di quasi un secondo. Sì, ora è un po' lontano, 9 secondi. Se Giovi, solo che poi comunque No, non credo che li vada a prendere non ormai. credo che. Per ora mi sembrano un po' in difficoltà quelli con le hard rispetto a prima. Non so cosa ne pensi, Intanto anche ripassa Luca. Schumi, cambio. Certo, se continuano così, però là davanti intanto Giovi si mangia letteralmente Luca, Flaminio, si porta in terza posizione, quindi c'ha 6 giri che sono un po' pochi per andare a guadagnare, a riprendere i primi due, c'ha 8 secondi di distacco che sono comunque tanti, tanti. Daniele va all'attacco di Kaiser, Matti per la nona posizione. Sì, il distacco di Giovi non credo che ormai possa fare molto, anzi addirittura potrebbe portarsi dietro sia Flaminio che Vespa, trainarseli dietro fino all'ultimo giro e rischiare il podio, perché abbiamo visto che con il DRS se si tiene la scia dopo puoi attaccare e spezzare il ritmo al pilota che è davanti a te, mentre Ruggio va a battagliare e passare Ricky Bizzo.
era molto interessante comunque vedere come il calo ci sia stato anche sulla gomma hard, che l'anno Sì. scorso non si vedeva, cioè si vedeva una hard che giro dopo giro, scaricandosi di benzina, migliorava, no? E invece sono partiti sul 14 e adesso girano in 15. Ciumi Legend in questo giro 15,2. È il suo best, il suo giro migliore, se non erro, adesso te lo vado a vedere subito per non sbagliarmi. Il giro migliore di Ciumi, ad esempio, con la gomma a mescola dura è stato un 14,5 e sta girando 15,2. Quindi stiamo parlando di quasi un secondo di differenza. Sì, stiamo vedendo effettivamente una hard, per carità, non ha un tracollo, ma penso che fosse normale, però ha un calo che non ci aspettavamo, ecco, non ci aspettavamo. Solitamente non ricibisci intanto altri 3 secondi di penalità. Giovi sta cercando di scrollarsi di dosso Flaminio, eh. Che però rimane lì a 6 decimi, a 7 secondi e mezzo, con 5 giri si guadagna, sta guadagnando ora credo all'incirca un secondo a giro Giovi, ma non basta. No, no, non basterà sicuramente. Comunque è una prima gara, Andre, molto molto interessante, che con gli argomenti che abbiamo snocciolato rende abbastanza, secondo me, rende una certa curiosità sul proseguo di queste gare, anche con le prossime social, ma anche con la Summer League, perché vedere dei duelli, guarda, Shumi ripassa Di per la nuovo, 34ª volta, credo, Luca Bigno. Se succede così per tutte le gare, non si arriva in fondo. incredibile. Sembra una gara veramente di campionato con i due piloti che si stanno scambiando di posizione. Con Giovi che però rimane sempre a quei 7 secondi e mezzo. Peccato, non so se sei d'accordo con me. Con Sde per Sdem e per Daniele che avevano il passo per restare con loro due. Sì, avevano il passo, anche se su Stem ho qualche perplessità, che penso che abbia qualche problema perché non ha più dimostrato un grandissimo ritmo anche da solo. Vedendo anche i tempi, adesso analizzando un po', cioè, oddio, sta girando in realtà, sta girando come i primi, no? In realtà sta dimostrando un ottimo passo, però anche lui ha avuto lo stesso crollo. Il suo giro migliore è stato un 14,2, magari Leo anche con una piccola scia, e adesso però sta girando in 15, 15,1, quindi anche lui ha perso un secondo di picco. Credo che questa cosa vada molto su come accendi la gomma a questo punto. Sì, intanto Luca ripassa Sciumi, quindi teoricamente dovremmo di questo passo, scusatemi il gioco di parole, all'ultimo giro dovrebbe essere davanti, 32esimo dovrebbe essere Luca. Sarà importante vedere chi al 33 si trova, diciamo, dietro, no? Quindi col DRS Ah sì. attivo. Dovrebbe essere Sciumi, o sbaglio, perché siamo al 30esimo. Dipende un po' come intanto Gagne si prende 3 secondi, dipende un po' anche da come poi dopo devi gestire gli ultimi giri, no? Magari adesso Shumi non attacca più e poi attacca Ma l'ultimo giro. secondo te, chi sa che all'ultimo giro è dietro e può. Aspetta, immagino, no? Per sfruttare Ah, per il. forza, in quel caso sì. Se tu attacchi prima è perché hai voglia di dare uno strappo, oppure pensi che puoi entrare in vantaggio dalle ultime curve, crearti gap e avere quel gap che non ti attacca, capito? Sì. Giove ha mollato 7 secondi e 9, ormai è una questione solo, come dicevi tu, tra l'altro Luca mi sembra che rimane là Rimane là, sì, il DRS è potentissimo. Se poi dopo le prestazioni si avvicinano, cambia tutto. Infatti, guarda, stavamo parlando e Schumi non ha attaccato Luca Bigno. Sì, Vespa intanto passa Marco Ganu. Tra l'altro ho notato che mentre Luca ha avuto un riuscito a mantenere il passo di Giovi, Vespa e Marco Cano hanno avuto un crollo o comunque Hanno un perso calo ritmo. evidente. Sì, un calo. Io credo un po', ovviamente dall'assetto, ma anche comunque dal fatto di come gestisci la gomma, di come ti senti con la macchina, perché il DRS ti aiuta e ti può nascondere, no?
magari anche setup che sono dei setup, come dire, sperimentali o comunque Sì, magari qualcuno ha optato tutto per la starà qualifica, provando, quindi. sì, magari uno Però è prova anche queste interessante. questioni, sì. Tanto ormai siamo al terz'ultimo giro, vediamo cosa succede con Schumi che è dietro Luca, vediamo se proverà l'attacco oppure rimarrà a questo punto dietro, aspettando, sì, direi che Sì, sta qua, alza il piede a aspettando. metà rettilineo. Sì, aspettiamo da rettilineo, quindi presumo che Schumi aspetterà il prossimo giro per poi farsi l'ultimo giro davanti. Oh, intanto Giovi resiste su Luca per la terza posizione con Luca che si era fatto vedere. È un duello Mercedes contro Alfa Romeo, perché dietro c'è anche Vespa che si difende dall'altra Alfa Romeo di Salvoforti che sta ritornando su anche lui. L'avevi anticipato in realtà, avevi detto che ed effettivamente che si poteva portare dietro Giovi Luca e che Salvo Foti poteva rientrare nel gruppone. Vabbè, mi è andata bene, dai. Vabbè, strategia anche perché ovvio, con l'esperienza che ormai c'è in pista penso che vedi, diciamo, come dire, un occhio lungo rispetto Diciamo sicuramente che leggere le gare qualcosa mi a te. aiuta. Eh sì, diciamo che sì. Allora, vediamo ora a questo punto, siamo all'ultimo settore, ormai siamo La vedo un po' difficile, eh. con Schumi che ora credo che attaccherà assolutamente Luca per fare l'ultimo giro alla Non è che ci rotonda. arriva benissimo, eh. Ci Ce prova la fa, ma non. Infatti arriva lungo. Occhio che non è andato a Occhio. buon fine l'attacco di Ah! Schumi e passa Luca. È uscito male, è uscito tra l'altro, ha toccato anche un po' il cordolo, la macchina mi è sembrato che si fosse un po', come dire, ha avuto un piccolo sbalzo, diciamo, sul cordolo. E Luca a questo punto c'è un Sì, grande peccato per i. vantaggio. Peccato per i 3 secondi, però sì. Sì, Questo sai perché chiaramente. cosa può essere. Sai cosa può essere successo, Andre? Può essere successo tranquillamente che nel tentativo di rimanere dietro a Luca, entrambi hanno caricato l'ERS e quindi poi l'hanno sparato tutto e il vantaggio che si era costruito all'uscita dell'ultima curva ha permesso a Luca Bigno di difendersi in qualche modo nei confronti di Schumi, che adesso difficilmente può trovare qualche varco in queste ultime curve, mentre dietro Flaminio ha passato Sì. Giovi sfruttando esattamente la stessa cosa e anche Salvoforti ha fatto la stessa cosa nei confronti di Vespa. Sì, quindi Luca che diciamo in pista passa sul traguardo, ma con i 3 secondi la vittoria va a Schumi Legend. Abbiamo visto non un'antipasta, abbiamo visto proprio come dire, proprio un pasto completo di quello che potrebbe essere un duello poi successivo tra Schumi e Luca Bigno. Se ci sarà terzo posto per Fleming, Giovi ottimo quarto, come anche ottimo Salvo Foti, Vespa anche lui, bella gara al sesto I posto, debuttanti molto molto bravi, anche molto Ruggio che è bravi. 14esimo, anche lui molto bravo. Marco Gano, poi abbiamo Sdem, i delusi Sdem e Daniele, ma avranno modo di rifarsi con Kaisermat, il Tia Prince, Speri, Long, Rugio, Ricky Bizzo e Gallians, che sono i piloti che hanno avuto un po' più di difficoltà, non abbiamo parlato tanto di loro, sono piloti che chiaramente anche loro nel gioco all'inizio magari hanno un po' più di difficoltà, tenendo conto anche che comunque là davanti, caro Jacopo, andavano forti, andavano. Ah, si va forte, eh. I tempi erano veramente buoni. Ma diciamo che questa prima gara ha Sì. alzato un po' l'antenna a tutti, ha fatto vedere come si può stare in scia, di quante battaglie ci possono essere. Ha nascosto la qualifica perché è stata sul bagnato, ma diciamo che sulla gara ha fatto un po' intravedere quello che potrebbe essere per quanto riguarda i campionati, al netto ovviamente di tutti i cambi di pace e i cambiamenti relativi a vari bug del gioco che è ovviamente appena uscito, però per chi si è goduto la gara e per chi ovviamente ha intenzione di partecipare ai campionati, diciamo che degli appunti su questo Gran Premio secondo me li hanno presi. Prima di chiudere, due domande. Ti aspettavi là davanti i soliti noti, quindi Schumi, Lucas, Dem, e cosa ti ha colpito, diciamo, a livello di
Rispetto all'anno scorso, a livello strategico, se hai visto qualcosa di diverso, ne abbiamo un po' accennato anche all'utilizzo della dura, come funzionava rispetto all'anno scorso. Se ti ha colpito qualcosa in particolare, da questo punto di vista, stiamo sempre parlando di una 50%, che rispetto alla 100, molti di voi lo sanno, è una gara molto meno strategica e più, diciamo, da pit stop, ecco, molto più rapida. Ma per quanto riguarda la prima domanda, diciamo che i piloti forti me li aspettavo tutti lì davanti e infatti è stato così, guarda pure i giri veloci come Sì. sono molto vicini tra chi ha usato gomma media e chi ha usato gomma hard, per farti capire anche la differenza delle gomme. E invece per quanto riguarda la seconda domanda, Sì. quella che mi ha sorpreso di più è soprattutto il capire le gomme e magari anche qualcosa per quanto riguarda la frenata, che ho visto che è un qualcosa che ci si deve lavorare. Per il resto mi aspettavo con tutto questo grip e la vicinanza dei piloti, mi spaventa moltissimo le qualifiche perché in mezzo secondo potremmo essere in 18 Sì, e se tu parti probabilmente dietro sarà è un così. problema con questo grip. E per il resto bisogna vedere le prossime gare, magari se riuscirò a imbucarmi qualcuna pure io, ci sarò pure io a vedere, oppure se no sarò qui a commentare o comunque a vedere da fuori. E per il resto bisogna solamente aspettare, farsi un po' la bocca con i vari eventi che ci saranno e poi dopo da settembre iniziare a pedalare forte perché credo che arrivano tanti giovani interessanti. Oggi abbiamo Sì. visto per esempio Vespa, abbiamo visto Salvo Foti. Sì, Era tanti Salvo piloti Foti, che no? hanno fatto bene. Sì, tanti piloti che hanno fatto bene. E quindi diciamo che secondo me potremmo vedere grossissime sorprese da piloti che magari erano più in difficoltà col gioco dell'anno scorso e invece quest'anno potrebbero veramente sbocciare. E io dico, secondo me siamo simili al 2020. Siccome il 2020 più o meno tutti l'hanno corso, più o meno tutti hanno in mente com'era stato quel gioco, ecco, diciamo che potrebbe essere su quei livelli là e allora ci sarà tanto da divertirsi. Perfetto, grazie Jacopo. Ci vediamo già. Hai accennato un po'. Ci vedremo in pista. Chiaramente il campione della Master League. Sicuramente lo vedremo in pista nelle prossime gare. Mentre per quanto riguarda le prossime live, vediamo se riusciamo a organizzare sin da domenica un ulteriore social. Ci sarà un appuntamento a Las Vegas. Quindi tenete a mente questo appuntamento domenica sera alle 21:30 prima di partire con la Summer, come abbiamo già detto durante la gara, con i 5 appuntamenti della Summer League. Grazie ancora, Jacopo. Grazie a te Andrea, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Alla prossima, ragazzi. Buona serata.